Ciao a tutti! Se mi vedete armato delle mie iconiche cuffie arancione, beh, è perché oggi è tempo di reaction, dopo tanto tempo. E sono sconfortato nel fare questo video in realtà, perché me l'avete richiesto in tanti, molti aspettano la recensione vera e propria, ma quando ho visto la mia cartella dei direct esplodere di segnalazioni sull'arrivo del terzo capitolo della saga orrenda 365 giorni, sono saltato in aria, ho detto ma come il terzo? Ma il secondo è uscito un mese fa, ma in quanto l'hanno girato il terzo capitolo? Cioè, e se ci hanno messo un anno o due anni a girare il secondo, che era una roba inguardabile, che in confronto il primo incredibilmente sembrava un capolavoro, il terzo credo che l'abbiano girato assieme al secondo a questo punto, però comunque non mi dà delle buone vibe, diciamo, soprattutto quando anche solo googlando il cast esce fuori che c'è un nuovo personaggio interpretato da un'attrice italiana nel ruolo di una sexy girl. Io ho già paura dell'assenza totale di contenuto che esploderà all'interno del sequel, del terzo capitolo di questa saga che inspiegabilmente continua a macinare visualizzazioni 365 giorni. Il nuovo capitolo esce il 19 agosto e io già vivo nel terrore, si chiama Altri 365 giorni e ovviamente è già uscito il trailer in italiano. E chi siamo noi per non vedere il trailer? Lo vedremo e reagiremo assieme. Io sono armato delle cuffie arancioni appunto per questioni di copyright, visto che alla fine anche gli altri video, gli altri film di 365 giorni erano dei montaggi di roba inguardabili su canzoni, su canzoni inascoltabili, dei videoclip brutti, io deduco che anche il trailer del terzo film abbia canzoni che potrebbero anche essere copyright free in base alla qualità, ma credo che non lo siano, onde evitare di finire nelle mire dei copyright e tutto quello che ne consegue. Io mi tutelo, quindi voi vedrete le mie facce, magari prendete un altro schermo, un cellulare, che ne so, e guardate il trailer insieme a me e soffriamo assieme. Io direi che possiamo iniziare, io ho già qui pronto Altri 365 giorni, il trailer ufficiale, e sono pronto a soffrire. Soffrirò, lo so, ma sono solo 2 minuti, ce la possiamo fare, il film dura 2 ore. E partiamo subito. Play! Allora, la prima inquadratura è quest'auto che entra ovviamente in un giardino lussuoso nel cuore della notte. La musica ci lascia già intendere una fortissima componente thriller, che secondo me sarà proprio sviluppata alla perfezione, soprattutto dopo il finale del secondo, che prevedeva anche il gemello cattivo del Massimo Torricelli, con tanto di sospiro femminile del tipo ah, quindi già capiamo subito la componente sex, drugs, rock and roll e trash. Eccolo lì, il nostro Laura è tornata mora nel frattempo, si fa trovare in cucina, ovviamente tutta scollacciata, e nell'attesa del nostro boss mafioso che arriva claudicante ma allo stesso tempo pronto per ottenere ciò che vuole, lei gli sussurra: quanto mi sei mancato! A me no! Dal letto, cioè, con notare che lei è sempre, è cambiata l'inquadratura, ma non è cambiata l'azione, c'è sempre lui che cammina e lei che si fa trovare immobile. Prima era sul bancone della cucina, adesso è sul letto nuda. Ma andiamo bene. No, bambolina, no! Ma perché tre? Ma perché dovrebbe essere sexy? Lui che le dice, bambolina! Che brutto! L'ha detto il medico? Cosa? Vabbè. Non mi importa chi dice il medico, ascoltalo tesoro, che hai preso una botta in testa da quando sei nata, carissima, ascoltalo il medico, per favore. Ovviamente dove vanno? In uno strip club, mi sembra giusto.
Ma questo scambio di battute, lui che guarda il vuoto e dice vattene, e lei che guarda il vuoto resta. Ma scusate, ma mi colano già i neuroni adesso. Siamo a 20 secondi dal trailer. Limone duro. Ma quella non è Laura però, quella non è Laura, attenzione. Cosa vi ho detto? La musica orrenda c'era subito. Ok, allora, l'amica Olga dice a Laura, che è la protagonista, ricordati che stavi per morire alla fine del secondo capitolo, e tra l'altro in modo trash, perché c'era di mezzo il gemello disagiato. E lei, la vita mi ha dato una seconda occasione, quindi forse Laura, il colpo di pistola che si è preso, le è servito per risvegliarsi dal trash, perché deduco che abbia lasciato Massimo, vediamo. Non ve lo so spiegare. Allora, c'è praticamente questa è la musica che fa ridere, perché la musica ha questo momento di suspense, di sospensione, in cui sono, lei e Olga sono in un locale, guardano il vuoto, la musica si ferma, fa vuff, e poi arriva Massimo così, e quando arriva Massimo c'è proprio la musica a tempo, ton 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 ton. Ma scusate, ma è seria questa roba? Io amo, amo, odio, amo. Aiuto! È tornato Pancio! Come si chiama quello là? Nacho, Pancio, Tancino, Lasagna, quello lì, è nel locale, e come sempre sfoggia delle espressioni recitative di altissimo livello. Fissa Laura così. Ovviamente la violenza tossica non può mancare, perché il nostro protagonista lancia dei vasi. Oh, una incredibile lezione di femminismo da parte della serie più misogina di sempre. Cioè, questa tizia che dice a Laura, ricordati, cara Laura, una donna che vive in funzione di un uomo sarà sempre infelice. Che, oddio, va bene, cioè, è giusto, però venire da questo film mi sa proprio di paraculata, come nel secondo film in cui cercavano di spacciare Laura per un'eroina femminista, ma per favore. Ovviamente, Nacho Tancho va sempre lì. Brava Laura, brava Laura. Mi ha dato a sfanculare entrambi. Ha detto, devo capire cosa voglio. Buongiorno. Vabbè. Ma lui, a parte camminare, fa qualcosa? Perché tutte le volte che lo inquadrano sta camminando con lo sguardo sconsolato. Oh no! Ah, poi gli effetti, perché ecco, l'ultima parte di questo trailer, di questa reaction, si è volatilizzata, perché la mia telecamera ha cancellato l'ultima clip e quindi anche lei non riusciva a gestire tutto questo trash. Vi dico solo quello che stavo dicendo, è che in realtà nel trailer non succede niente visivamente. C'è qualche inquadratura tattica sul culo, c'è qualche inquadratura tattica di Laura che fissa il vuoto. In realtà all'interno di questo film, in questo trailer, vediamo Michele che cammina con il suo sguardo ovviamente da pesce lesso e tutti gli altri personaggi che fissano il vuoto. Quindi mi fa molto ridere il montaggio, perché il montaggio cerca attraverso degli stacchi studiati di rendere interessante un film che sarà esattamente come il secondo, cioè una cozzaglia di scene di disagio senza un nesso tra quello che tra tutte le tutto il marasma del film, ok? Mi fa perdere i neuroni questa serie, mi fa veramente perdere i neuroni. E poi la cosa che mi fa molto ridere è che, per ricordarci che è un film erotico, anche se in confronto i film hot che mettevano in seconda serata su 7 Golden negli anni 80 sono dei capolavori di Kubrick, ci sono questi effetti sonori disagiati di tizie che fanno che dovrebbero essere eccitate, ma trash, trashissimo. Poi in realtà mi spiace che abbiano cancellato, che si sia cancellata la mia reazione all'exploit del trailer, perché c'è lui che le dice sei tornata bambolina, mentre in realtà viene inquadrata lei che fissa ovviamente il vuoto, e nella pausa tattica si sente una tizia che fa ecco, lo faccio io, ma per frustrazione, ecco.
ecco, questa era la mia reaction a Altri 365 giorni, un disagio che arriverà su Netflix il 19 agosto, ovviamente lo guarderò, mi farò del male, speravo di prepararmi psicologicamente almeno un anno prima di una nuova ciofeca di questa saga, che io su questa serie veramente non riesco neanche a dire, a fare disclaimer, perché veramente... un omicidio ai neuroni questa serie. Vi può piacere perché vedete gli addominali di sto sosia di Fabrizio Corona, ok, capisco, però disagio, disagio totale, io sto già impazzendo e niente, spero che questo breve video sfriccicariello vi sia piaciuto perché io sto soffrendo le pene dell'inferno e detto ciò vi mando un bacione, vi aspetto un prossimo video e ciao ciao. Oh mamma, ma io devo passare l'ultimo giorno di ferie guardando sta roba qua, ma perché?